Un decreto nato per risolvere il problema degli scatti stipendiali già percepiti nel 2013 che il personale della scuola avrebbe dovuto restituire allo Stato con 150 euro mensili dal proprio stipendio per effetto di una direttiva emanata a dicembre dal Ministero dell'Economia. Il provvedimento, che riguarda circa 50.000 docenti, conferma dunque la validità degli scatti di anzianità in attesa che venga chiusa un'apposita fase negoziale con i sindacati. Il testo fa salvo anche lo stipendio percepito dal personale tecnico-amministrativo per avere svolto mansioni aggiuntive come l'assistenza ai ragazzi disabili. Critiche arrivano da Sinistra Ecologia e Libertà e dal Movimento 5 Stelle, che contestano la copertura finanziaria a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa scolastica. Noi del Movimento 5 Stelle ci asterremo nella votazione di questo decreto, perché da un lato sicuramente una misura emergenziale riguarda la vita di 52.000 docenti italiani, ma dall'altro non siamo assolutamente favorevoli alle coperture che vengono trovate. Consenso unanime invece dalla maggioranza.